Nelle prime ore del mattino a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, gli agenti della squadra mobile hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia, nei confronti di un uomo di 53 anni, gravemente indiziato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le indagini, svolte ad aprile e maggio 2021, supportate dall'analisi di sistemi di videosorveglianza e dalla verbalizzazione dei testimoni, avrebbero permesso di raccogliere elementi probatori a carico del pregiudicato, che utilizzando metodi tipici di sodalizi criminali di stampo camorristico, nei mesi indicati avrebbe cercato di estorcere alla vittima, un imprenditore edile napoletano titolare di un cantiere a San Felice a Cancello, una considerevole somma di denaro.